Bambini di circa 10 anni coinvolti nello spaccio di droga con il ruolo di incassare i soldi e di indicare ai clienti dove ritirare la sostanza stupefacente. È quanto emerge nell'operazione Quadrilatero dei carabinieri di Catania, che hanno arrestato 20 persone, sgominando tre gruppi criminali che gestivano altrettante fiorenti piazze di spaccio. L'operazione, denominata Quadrilatero, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, è condotta dalla compagnia Fontana Rossa dal dicembre 2018 al dicembre 2019, ha fatto luce su un vasto giro di cocaina, crack e marijuana nello storico rione San Cristoforo ed in particolare nella zona di San Cocimo, roccaforte degli affiliati all'omonimo gruppo capeggiato da Maurizio Zuccaro, organico alla famiglia mafiosa Santa Paola Ercolano. Trovato anche un libro contabile, la carta delle piazze di spaccio, dove venivano annotati i proventi dell'attività illecita ed il quantitativo di droga venduto quotidianamente. Scoperte anche due tentate estorsioni a una farmacia e da una concessionaria di autovetture e una riuscita col metodo del cavallo di ritorno per restituire al proprietario un'auto rubata. Mentre il Green Pass viene posto come strumento non di sanità pubblica ma di sicurezza, nei posti di lavoro le aziende siracusane stanno pericolosamente abbassando la guardia sulle procedure anti-Covid previste dai protocolli. Questo è il grido d'allarme lanciato da Antonio Recano, che è segretario generale siracusano della FIOM, il quale sottolinea come si stia sottovalutando una tendenza che rischia di diventare una vera e propria emergenza, visto l'incremento di casi di positività registrati in tutta la provincia e nel petrolchimico di Priolo. In questi giorni, dice Recano, dobbiamo registrare un incremento delle segnalazioni di casi di positività riconducibili alle aree del petrolchimico, situazione che, vista la complessità e la mancanza di corrette informazioni, potrebbe essere già fuori controllo. La necessità operativa di contatti lavorativi e la forte trasmissibilità della variante Delta diventano nel petrolchimico fattore di rischio inaccettabile per il sindacato, che bisogna contrastare con un'azione preventiva, con indagini diagnostiche, quindi test sierologici e tamponi gratuiti, su vaccinati e non vaccinati per identificare eventuali soggetti con positività o che al momento asintomatici presentano una anamnesi a rischio di malattia. Per il sindacato occorre ripristinare una corretta azione di prevenzione e di contrasto, applicando quanto previsto dai protocolli anti-Covid che nei mesi più difficili della pandemia hanno consentito il proseguo delle attività in sicurezza. Poi la richiesta all'ASP di Siracusa di riattivare i presidi istituiti nel petrolchimico per proseguire e incentivare la campagna vaccinale e predisporre l'esecuzione di test sierologici gratuiti, al quale potrà rivolgersi tutto il personale delle imprese, diretti e appalti che insistono nel perimetro del petrolchimico. In tutte le situazioni in cui si evidenzeranno inadempienze da parte dei datori di lavoro, la FIOM inviterà i lavoratori a fermare le attività sino al ripristino delle condizioni di sicurezza. L'Italia dà il via oggi alle somministrazioni della terza dose di vaccino per i soggetti fragili e a rischio, circa 3 milioni di pazienti, attesa anche per il decreto con cui il Green Pass diventerà obbligatorio dal 15 ottobre per 23 milioni di lavoratori.